iniziato nel 2004 in questo luogo con la riapertura della... danno veramente il senso del secolo. Questa è la prima volta che vengo ed è una bellissima esperienza, non c'è dubbio, anche se naturalmente non è più vivo come quando c'era lui in sostanza, però insomma si capisce dall'ambiente, si capisce questo senso di rapporto, cioè non voglio dire, nello studio di un artista non è tanto facile che ci siano delle sue opere, cioè ci sono le sue opere, le opere che fa. Per esempio Burri aveva nello studio delle opere che faceva, ma non aveva, diciamo, installate stabilmente delle sue opere. Perché è un po' diversa la questione. Cioè, il concetto di Iole, ma questo già negli anni di Cobra e anche degli altri di Cobra, era quello di stabilire delle immagini che non erano le immagini attraverso le quali lui si esprimeva e che poi andavano al museo, al collezionista, eccetera, ma delle immagini che lui costruiva per rendere più abitabile il luogo dove abitava, in sostanza, voglio dire, che è un concetto un po' diverso. Infatti, adesso non mi ricordo esattamente, bisognerebbe trovare i luoghi di preciso, ma sia su Cobra, sia nella documentazione dell'attività di Cobra, il problema di creare delle installazioni negli spazi interni era un problema proprio di animazione dello spazio del vissuto, in sostanza. Ecco. Quindi le grandi ceramiche che qui ci sono, anche quei due murali, ma i murali poi assolutamente interni perché era una camera da letto, quindi. Però anche queste grandi pareti, vuol dire come quella che sta lì, sono delle cose, è come se lui avesse bisogno delle sue immagini in sostanza, per rendere più vivo e più vero lo spazio dove abitava e dove operava. Io non l'ho mai visto al lavoro, penso che sarebbe stato molto suggestivo. Tornando a Iole, era un uomo curioso, era un uomo, per esempio, se era interessato molto, questo riguarda un po' tutta la mentalità degli artisti Cobra, ma in lui, diciamo, c'era non soltanto un'intuizione dell'animismo, di questo fatto della natura che è proprio vive attraverso vari elementi, ma anche una rilettura della storia dell'arte. E per esempio appunto questo libro molto divertente dove lui è andato a segnalare con un inchiostro, con un'incrostazione rossa, tutte le linguette diaboliche delle figure gotiche, soprattutto in parte anche romaniche, ma soprattutto gotiche delle cattedrali francesi. Ecco, lui si divertiva, aveva fatto un libro su questo, un libro bello grosso, diciamo, un libro d'arte. Era un uomo pieno di curiosità. E è quindi anche uno sperimentatore in qualche modo, ma uno sperimentatore di esperienze, non tanto di materiale, cioè non ideologico, ma fattuale, esistenziale in sostanza. Ha!
Iorda è vero, insomma, alla fine degli anni 50 già c'aveva una ventina d'anni di storia dietro, in sostanza, No, 20 forse no, ma una quindicina sì, dall'inizio degli anni 40. Ed era una persona molto semplice, in effetti, anche che aveva ancora le difficoltà della vita, insomma, di doversela combattere, però con un'assoluta libertà. Ecco, questo, il grande senso era anche quello della libertà di fare,